Buon pomeriggio, bentrovati al TG2000, queste le ultime notizie. In primo piano la manovra dal governo, quinto pacchetto di emendamenti, salta la norma sul POS con la soglia 60 euro, si potrà continuare a pagare con il bancomat anche il caffè, più assunzioni per polizia, vigili del fuoco e agenti penitenziari, pensioni minime a 600 euro per gli over 75, non cambia opzione donna, i lavori riprenderanno alle 18.30, tempi stretti per l'approvazione, si va verso la seduta notturna. Ucraina, Vladimir Putin oggi a Minsk in Bielorussia per la sua prima visita in 3 anni. Il presidente russo è stato accolto dal suo omologo Alexander Lukashenko, dal quale ha già ricevuto pieno sostegno per l'invasione in Ucraina, anche se finora la Bielorussia appare riluttante all'idea di entrare direttamente in guerra e Mosca smentisce la richiesta di coinvolgimento. Ancora troppi morti sul lavoro, ogni morte è una sconfitta per l'intera società, lo ha detto Papa Francesco ricevendo stamattina dirigenti e delegati della CGIL, prima udienza per questa sigla sindacale, siate voce dei poveri e dei precari, esorta il Papa che si chiede perché i lavori più usuranti siano ancora così poco tutelati, la gente ha sete di pace, siate segno di speranza, ha concluso Bergoglio. Nuovi sbarchi a Lampedusa, salvati 161 migranti che erano su un barcone alla deriva, ieri il naufragio in cui una bambina di 3 anni è morta dopo essere stata portata in gravi condizioni al poliambulatorio. Prende forma intanto il decreto sul codice di condotta delle ONG. Oggi sull'isola la visita del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Omicidio in un bar stamattina alle 7 a Milano, ucciso un cinese con 4 colpi di pistola in zona Corvetto. Secondo quanto riferito dalla questura, il locale era stato sottoposto alla sospensione della licenza per 3 volte negli ultimi 8 anni a causa della presenza di pregiudicati. Prende piede perciò l'ipotesi di un agguato. Nuovo calo record per le nascite, meno nati anche nel 2022, già lo scorso anno erano scesi a 400.000, quest'anno ancora 6.000 in meno, lo segnala il report sulla natalità dell'Istat. Secondo i dati provvisori di gennaio-settembre, il numero medio di figli per donna si attesta a 1,25, 10 anni fa era 1,44. Un lungo applauso per l'ultimo saluto stamattina a Roma al termine del funerale di Siniša Mihajlović, l'ex calciatore morto per leucemia la scorsa settimana dopo una lunga malattia. Il feretro è stato portato in spalla dagli ex calciatori della Lazio e dal CT della nazionale italiana Mancini, tra gli applausi di oltre 2.000 presenti. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguiti, buon pomeriggio e arrivederci.